Grazie Presidente, vado a illustrare rapidamente l'ordine del giorno numero 3. È un provvedimento simile ad altri che abbiamo portato recentemente qui in aula, però ci tenevamo a cogliere l'occasione del piano urbano della mobilità sostenibile per ribadirlo. Parliamo della Roma Giardinetti, un'opera e delle ferrovie regionali ex concesse, però in particolare sulla Roma Giardinetti che, come dicevo nella mia introduzione, è uno dei punti fermi del PUNS. La riapertura e il rilancio della Roma Giardinetti è uno dei punti fermi del PUNS. Giusto per ripercorrere brevemente la storia, senza fare polemiche, ma giusto per ricordarlo, nel 2015 in maniera inspiegabile l'infrastruttura fu limitata a 100 celle, fu un grave danno per l'utenza ovviamente di quel quadrante della città, che è vero che ha visto l'apertura della metro C, ma la Roma Giardinetti soddisfa, essendo una linea di superficie, chiaramente intercetta una domanda diversa. Mi scusi Presidente, però non voglio essere, ma faccio Sì, veramente ha ragione, fatica. consigliere. Colleghe Montella e Guerrieri. Cortesemente, silenzio in aula. Prego. Grazie Presidente, lungi da me voler stare al centro dell'attenzione, però faccio proprio fatica ad ascoltarmi da solo, e quindi era importante, perché se poi dicevo cose inesatte era importante che almeno con me stesso mi riuscissi ad ascoltare. Scherzi a parte, quindi dicevo, Roma Giardinetti, il progetto di rilancio e riapertura è un qualcosa di concreto, quindi anche qui non è che parliamo di meri esercizi di stile, ma un progetto preliminare che si è concluso proprio in questi giorni, dove hanno lavorato a più mani Roma Servizi per la Mobilità ed ATAC, anche diversi esperti che hanno messo a disposizione le loro competenze quasi a titolo gratuito su quest'opera. Dicevo, nel 2015 in maniera scellerata l'infrastruttura fu limitata a 100 celle, in maniera scellerata sia da un punto di vista trasportistico, perché vennero tagliati fuori una serie di quartieri che è vero che hanno visto l'arrivo della metro C, ma chiaramente un'infrastruttura come la Roma Giardinetti intercetta una domanda diversa, perché è un'infrastruttura di superficie che meglio soddisfa i collegamenti interquartiere piuttosto a quelli di una metropolitana che chiaramente è diretta verso altre zone. In maniera anche scellerata, perché a Roma abbiamo una carenza enorme di infrastrutture su ferro, quindi anche se quelle poche che abbiamo le chiudiamo è veramente un peccato, e in maniera scellerata anche dal punto di vista economico, perché i chilometri effettuati con la Roma Giardinetti venivano pagati dalla regione, quindi di fatto si è tagliata un'entrata importante per l'azienda ATAC, che quindi a sua volta ha dovuto veder visti poi tagliati inevitabilmente alcuni investimenti sulle manutenzioni che erano necessari su quei mezzi. E questo è il motivo per cui l'infrastruttura ancora non è stata riaperta, perché chiaramente ci vuole del tempo per rimettere in moto le manutenzioni che erano necessarie su quei mezzi, che chiaramente quando l'infrastruttura fu chiusa nel 2015 vennero accantonati, e quindi li stiamo recuperando. E quindi Presidente, dicevo, è importante in tutta questa lunghissima premessa che ho fatto avviare dei tavoli con la Regione Lazio per far sì che la Regione Lazio ceda la proprietà della Roma Giardinetti a Roma Capitale. È assurdo avere un'infrastruttura come la Roma Giardinetti, che è interamente nel territorio di Roma Capitale, ma che è di proprietà della Regione. Allo stesso modo è assurdo che un'infrastruttura come la Remo Lido, anch'essa interamente nel territorio di Roma Capitale, sia di proprietà della Regione, così come il tratto urbano della Roma Viterbo. Quindi chiediamo al più presto che questa amministrazione avvii dei tavoli concreti con la Regione Lazio per la cessione della proprietà di queste infrastrutture, a partire da Roma Giardinetti, sulla quale siamo stati particolarmente bravi. Abbiamo fatto i nostri compiti, abbiamo fatto un progetto di rilancio, lo ricordo, anche di prolungamento alla stazione Termini e a Tor Vergata, e con la linea A della metropolitana, un progetto tra l'altro anche abbastanza economico, perché parliamo di un ordine di grandezza di circa 100 milioni di euro, compreso l'acquisto di nuovo materiale rotabile, quindi sicuramente un investimento alla portata, ma è necessario che la Regione ci dia una mano. Quindi è importante votare questo ordine del giorno. Mi auguro che anche l'opposizione faccia altrettanto. Grazie Presidente.